Allora, in quest'ora vi faccio un argomento che all'inizio è un po' ostico, che è questo: limiti che non esistono. Sottosuccessioni e limiti che non esistono. Allora, piccolo passo indietro, prendiamo una successione, quindi siamo nell'ambito delle successioni, sia A con N una successione. Che cos'è una sottosuccessione? Una sottosuccessione vuol dire considerare solo alcuni termini. Questo è molto brutale come discorso, ma poi lo renderemo più preciso. Presi in ordine crescente di indice. Detto un po' brutalmente, se la successione è A con 0, A con 1, A con 2, A con 3, A con 4, A con 5 e così via, fare una sottosuccessione vuol dire che io li prendo magari non tutti, ma soltanto alcuni, tipo, che ne so, prendo questo, poi prendo questo, poi ne salto uno, poi ne salto due, poi riprendo questo. L'importante è che pesco in ordine crescente, cioè primo, uno, due e così via. Così costruisco una sottosuccessione. Pensando alle famose lampadine, è come se alcune lampadine non funzionassero, semplicemente. Alcune lampadine non si accendono soltanto le lampadine buone. Allora, quale sarà? Esempi classici. Quali sono? A2n. Questa qui che cos'è? La sottosuccessione fatta dai termini di indice pari. Uguale sottosuccessione dei termini di indice pari. Quindi lo sto pescando uno sì e uno no. Se voglio fare quella dei dispari, cosa diventa? A 2n più 1, sottosuccessione di termini di indice dispari. Ma nessuno mi impedisce di fare cose più creative. A 4n, sottosuccessione dei termini con indice multiplo di 4. Indice multiplo di 4. Cosa posso fare? Posso fare A n quadro. Questa qui è la sottosuccessione in cui l'indice è un quadrato perfetto. Uguale sottosuccessione, indice, quadrato, perfetto. Quindi che cosa sto pescando? A con 0, A con 1, A con 4, A con 9, A con 16 e così via. Ci siete? Poi ci sono queste qui, A n più 4. Che cos'è questa sottosuccessione qua? Li sto pescando tutti da A con 4 in poi. Quindi, uguale, pesco tutti i termini da A con 4 in poi. Quindi questa qui è la sottosuccessione, A con 4, A con 5, A con 6, A con 7, A con 8, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una sottosuccessione un po' particolare. In cosa differisce dalle altre? Nelle altre i termini esclusi quanti erano? Erano infiniti. In questa qui i termini esclusi sono un numero finito,
Quindi io la chiamo una sottosuccessione finta. La sottosuccessione, quindi in un certo senso, è una sottosuccessione finta che salta solo un numero finito di termini, un numero finito di termini. Ecco, io in questo caso uso questa espressione qua, dico che è stata ottenuta facendo uno shift degli indici. Cioè sostanzialmente sto spostando in là gli indici di 4, ottenuta mediante shift degli indici. Benissimo, questo è il concetto di sottosuccessione. Adesso che cosa ha a che fare il teorema sulle sottosuccessioni? È questo qua. Teorema. Secondo voi come sono collegati il limite di una successione al limite delle sottosuccessioni? Pensate alle lampadine, se le lampadine hanno un certo comportamento, anche quelle rimaste in vita dopo che ho preso la sottosuccessione avranno lo stesso comportamento all'incirca. Allora, il teorema dice questa cosa qua. Se A con N tende a un certo limite L reale esteso, allora tutte le sue sottosuccessioni, tutte le sue sottosuccessioni, successioni tendono allo stesso L. Ci siete? Cioè se una successione c'è un limite reale esteso, allora tutte le sottosuccessioni hanno lo stesso limite. Mi raccomando, questo teorema riguarda quali tipi di comportamenti? Il comportamento 1, il comportamento 2 e il comportamento 3. Non riguarda il comportamento 4. Quindi Achtung gigantesco. Se A con N non ha limite, quindi di tipo 4, non è assolutamente detto che una sua sottosuccessione non abbia limite. Anzi, vi dirò di più e poi inizieremo ad usarlo. Anzi, vale il seguente criterio: sia con n una successione, supponiamo che esistano due sottosuccessioni che hanno un limite, che hanno due limiti L1 diverso da L2, entrambi reali estesi. Cosa posso dire della successione iniziale? Quindi ho una successione che ha due sottosuccessioni con comportamento diverso. Allora quella iniziale non può avere limite, perché se ce l'avesse, allora A con N non ha limite. Cioè è di tipo 4. E la dimostrazione è evidente. Se
Aconenne tendesse ad un certo L reale esteso, allora tutte le sottosuccessioni dovrebbero tendere a quel valore lì, non potrebbero tendere una L1. Allora, tutte le sottosuccessioni dovrebbero tendere ad L. Quindi qual è l'utilizzo operativo di questo criterio? Utilizzo operativo. Per dimostrare che una successione non ha limite, cosa basta fare? Basta trovare due sottosuccessioni che hanno limiti diversi. Per dimostrare che una successione non ha limite, basta trovare due sottosuccessioni con limiti diversi. E questo è l'utilizzo operativo. Esempi classici, esempio 1. Beh, questo è stupidissimo. Se prendo a con n uguale a meno 1 alla n. Questa è la solita successione che alterna più 1 meno 1, più 1 meno 1, più 1 meno 1. Questa non ha limite, perché sui pari non ha limite. Infatti, cosa prendiamo come sottosuccessioni? I pari e i dispari. A2n, che è la sottosuccessione dei pari, quanto fa A2n? Fa 1. Fa 1 a tappeto, sempre 1. E quindi tende in particolare a 1. E A2n più 1 tende a meno 1. Ho trovato due sottosuccessioni pari e dispari sui quali c'è un comportamento diverso. Adesso questo esempio è così semplice che si rischia quasi di non capirsi. Ve ne faccio un altro. Esempio 2. A con n uguale n quadro più meno 3 alla n. Allora, uno cosa dice di fronte a una successione del genere? Vabbè, uno dice, qui c'è n quadro che va più infinito. Qui c'è questo meno 3 alla n, il cui segno dipende dall'essere n pari o dispari. Quindi sembra complicare un po' le cose. È abbastanza telefonato che usare come due sottosuccessioni. Prendo i pari e i dispari perché così decido il segno. Quindi considero due sottosuccessioni, considero due sottosuccessioni, beh, la prima è ovviamente A2n. A2n che cosa diventa? Oh, A2n cosa vuol dire? Prendi 2n e mettilo al posto di n. Ci siete? Non è che mi fate cose più creative. A2n vuol dire al posto di n metti un indice pari, 2n. Quindi 4n quadro più meno 3 elevato alla 2n, e questo quanto fa? 4n quadro più, un po' di precorso, 9 alla n. Questo cosa tende? A più infinito, senza problemi. Sui dispari, a 2n più 1, che cosa diventa? Due n più 1 al quadrato più meno 3 elevato alla 2n più 1. E questo quanto fa? Vabbè, qui si può anche lasciare 2n più 1 al quadrato. Poi
meno 3, ci siete? Sarebbe meno 3 per meno 3 alla 2n, ma meno 3 alla 2n sappiamo che fa 9 alla n. E questo cosa tende? Questo tende a meno infinito, come si dimostra rigorosamente. Fate tutti i calcoli e l'esponenziale batte la potenza. Perché? L'esponenziale batte le potenze. La conclusione qual è? Conclusione, quindi, a2n tende a più infinito, a2n più 1 tende a meno infinito, per cui a con n non ha limite. Ci siete? Ho trovato due sottosuccessioni con comportamento opposto. Esempio 3. A con n uguale radice di n più meno 1 alla n per n. Anche in questo caso c'è questo meno 1 alla n che fa cambiare il segno a seconda dei pari o dei dispari. Quindi sui pari a 2n che cos'è? Radice di 2n più, qui viene 1, più 2n. E questo tende a più infinito. Invece a2n più 1, questa è radice di 2n più 1, poi meno 1 elevato a un esponente dispari, quindi fa meno 1. E questo è 2n più 1, meno 2n più 1. E questo quanto tende? Come si fa a fare questo come si deve? Uno volendo raccoglie radice di 2n più 1 che moltiplica 1 meno. E quindi è evidente che tende a meno infinito, perché è più infinito per meno infinito. Mi raccomando, sti passaggi da percorso con i raccoglimenti. Quindi ancora una volta non esiste, perché sui pari tende a più infinito, sui dispari tende a meno infinito, quindi a con n ho che a2n tende a più infinito, a2n più 1 tende a meno infinito, quindi a con n non ha limite. Esempio 4, giusto per capire come possono andare le cose, a con n uguale, adesso inverto, n più meno 1 alla n per radice di n. Questa volta cosa succede? Questa volta il limite esiste. Perché? Cosa cambia qui e qui? Qui il termine oscillante, quello che ha il segno variabile, è il termine che comanda, perché n è più forte di radice di n. Quindi qui quello che comanda oscilla. Qui invece tra n e radice di n, quello che comanda è n. Ci siete? Quindi questo qui ha un bel oscillare, ma tanto comanda quell'altro. Quindi questo può fare il furbo finché vuole, ma non lo intacca. Quindi il commento è che ora oscilla il termine che non comanda. Quindi l'idea è che questa a con n tende a più infinito. Come sistemiamo la cosa? Come si fa a dimostrare che una cosa tende a più infinito? Si scrive maggiore o uguale e si mette di là qualcosa che vada più infinito. Questa è la maniera più semplice. Questo è maggiore o uguale di che cosa? Di n, ce lo teniamo perché è quello che comanda,
E al posto di questa cosa oscillante cosa metto? Meno radice di n. Perché questo è vero? Perché qui sto aggiungendo o togliendo radice di n. Va bene, io glielo regalo, lo tolgo sempre. Ottengo una cosa più piccola. Ci siete? Questo qui devo decidere, faccio più o faccio meno? Se io lo voglio il più piccolo possibile, faccio sempre meno. Adesso questo qui tende a più infinito, per mille motivi, e quindi questo tende a più infinito. Un esempio per non usare sempre i pari dispari, esempio 5, anche questo è abbastanza. Cosa facciamo? Facciamolo con il seno. A con n uguale seno di pi greco mezzi n. Ecco, mi raccomando, qui non voglio sentire storie tipo il seno non ha limite a più infinito, questo va a più infinito, quindi il limite non esiste. Sono discorsi che non vanno bene. E vedremo tra un attimo a maggior ragione perché non vanno bene. Com'è fatta questa successione? Ditemi i primi termini di questa successione. A con 0? Seno di 0. A con 1? Seno di pi greco mezzi 1. A con 2 seno di pi greco 0. A con 3 seno di 3 pi greco mezzi meno 1. A con 4 e poi si ripete così. A con 5 uguale a 1, a con 6 uguale a 0, a con 7 uguale a meno 1. Disegnata sulla circonferenza trigonometrica è evidente cosa sta succedendo. Come è fatto n pi greco mezzi? Alterna questo, poi ripassa. Ci siete? E così via. Quindi il seno è alternativamente 0, 1, 0, meno 1, 0, 1, 0, meno 1 e così via. Allora, l'idea qual è? Che non c'è limite? E come le prendiamo le sottosuccessioni questa volta? Prendiamo, che ne so, i pari. Si vede che i pari vanno bene. A2n uguale seno di pi greco mezzi per 2n, quindi il seno di pi greco n, e quindi 0, e quindi tende a 0. E adesso ditemi un'altra successione che abbia un limite diverso. Prendiamo questi qui. Questi qui che cosa sono? Multipli di 4 più 1. Ci siete? 1, 5, sotto ci sarà il 9. Cosa sono? Multipli di 4 più 1. Quindi A, 4n più 1. Questo è il seno di pi greco mezzi per 4n più 1. Questo cosa diventa? Diventa il seno, facciamo il conto, 2 pi greco n più pi greco mezzi, e questo qui è il seno di pi greco mezzi, cioè 1. Cioè cosa sto dicendo? Sto dicendo che ogni 4 ripassa da qua su, cioè ci passa il passaggio 1 e poi ogni 4 passa da pi greco mezzi, sostanzialmente. E quindi questo qui tende a 1. Ecco due sottosuccessioni che hanno due comportamenti diversi, però non è la solita pari e dispari, una è la solita pari, ma l'altra non sono tutti dispari, ma sono i multipli di 4 più 1. Questo era un esempio come tanti. Benissimo, questa era la non esistenza di limiti per successioni. Adesso cerchiamo di fare lo stesso discorso per le funzioni. Stesso discorso per le funzioni. Lo stesso discorso per le funzioni è basato su una cosa che vi ho detto la volta scorsa, che è il criterio funzioni-successioni. Criterio funzioni-successioni.
successioni. Adesso non so come ve l'ho detto l'altra volta, cioè più o meno lo so, vi avrò fatto un esempio. Criterio funzione successioni come funziona? Ve lo enuncio, ve lo dico molto male, però tralasciando dei dettagli inutili sostanzialmente. Sia f di x una funzione, sia f di x una funzione, e sia a con n una successione. Supponiamo che la successione A con N tenda a un certo valore X con 0, reale esteso. Quindi ammetto anche che X con 0 sia più o meno infinito. Allora, cosa viene da fare? Se io devo fare il limite per N che tende a più infinito di F di A con N, che cosa verrà questo? Cosa dite? A con n tende a x con 0. F di a con n, sì. Qui qualcuno mi sta dicendo f di x con 0. Quasi. Facciamo le cose per bene. Cosa faremmo? Uno direbbe, pongo x uguale a con n. Poi cosa direi? Quando n tende a più infinito, ho che x tende a x con 0. Quindi il limite cosa diventa? Erano i cambi di variabile che facevamo l'altra volta. Chiamavamo x uguale a qualcosa e vedevamo cosa succedeva. Quindi questo diventa il limite per x che tende a x con 0 di f di x. Questo è il criterio funzione e successione. È più facile ad applicarlo che a dirlo. Cioè semplicemente voi a con n la chiamate x, vedete dove va e trasformate il limite. Allora, questo funziona, e quindi vi metto qui l'Achtung che già vi ho messo di là, questo funziona se il limite per x che tende a x con 0 di f di x esiste. Non funziona, non funziona se è di tipo 4, esattamente come succedeva sopra. E anzi, operativamente, funziona come con le successioni. Se voglio dimostrare, che il limite per x che tende a x con 0 di f di x non esiste, quindi l'obiettivo è dimostrare che l'obiettivo di questa lezione è trovare uno strumento che permetta di dire che un limite non esiste. Quindi se voglio dimostrare che questo limite non esiste, basta che io trovi, basta trovare due successioni A con n tendente x con 0 e B con n tendente x con 0, tali che f di A con n e f di B con n abbiano due comportamenti diversi. Cioè A con n e B con n vanno a x con 0. Quindi voi dite questo e questo deve andare a f di x con 0. Quindi deve andare a una cosa unica. Se va a due cose diverse, allora è un brutto sintomo per questo limite. E il commento è sempre il solito, se il limite esistesse, il limite, limite per x tendente a x con 0 di f di x
fosse uguale a un L reale esteso, allora dovrebbe essere F di A con N tende ad L e F di B con N tende ad L. Vediamo negli esempi come funziona. Partiamo dall'esempio più facile di tutti. Il limite per x che tende a più infinito di coseno di x. Allora, se pensate al coseno, il coseno oscilla, quindi quando x va a più infinito è almeno intuitivamente abbastanza evidente che il limite non esiste, non è che si stabilizza su un certo valore. L'idea è che il limite non esiste. Cosa devo fare? Devo trovare, per dimostrarlo, devo trovare due successioni A con n che tende a più infinito e B con n che tende a più infinito, tali che coseno di A con n e coseno di B con n abbiano comportamento diverso. Allora, è evidente come farlo. Prendo A con n, che ne so, A con n facciamo in maniera che il coseno faccia 1. Dov'è che il coseno fa 1? A 0, a 2 pi greco n. A con n è uguale a 2 pi greco n. Allora, cosa succede? A con n tende a più infinito, giustamente. E coseno di A con n vale sempre 1 e quindi tende a 1. Adesso facciamo in maniera che il coseno valga 0, meno 1. Meno 1, dov'è che il coseno vale meno 1? Coseno vale meno 1? No, tre quarti. A pi greco più 2 pi greco n. Pi greco più 2 pi greco n. Allora, b con n tende a più infinito e coseno di b con n è uguale a meno 1 e quindi tende a meno 1. Questi sono due limiti diversi. Quindi f di a con n, quindi coseno di a con n e coseno di bn, hanno limiti diversi. Quindi il limite iniziale non esiste. La cosa ancora più semplice è se si guarda graficamente che cosa ho fatto. Questo è il coseno. Fatemelo fare più ristretto, che così si vedono, ho bisogno di parecchie oscillazioni. Come sono fatte? Quindi x sta andando a più infinito. A con n come è fatta? A con n sono i multipli di 2 pi greco. Prende dove il coseno è 1. Quindi a con n è, qui c'è a con 0, qui c'è a con 1, qui c'è a con 2, qui c'è a con 3, qui c'è a con 4, qui c'è a con 5 e così via. In questi punti qui, se uno si limita a guardare questa successione, sul coseno cosa vede? Quindi se uno vive sulla successione A con n, per lui il coseno fa 1, per lui il coseno tende a 1,
se uno fa il test semplicemente in questi punti. Se uno invece vive sulla successione, dov'è la successione B con N? Qui c'è B con 0, qui c'è B con 1, qui c'è B con 2, qui c'è B con 3, qui c'è B con 5. Se uno vive sulla successione B con N, per lui il coseno fa meno 1. Questa è la traduzione rigorosa del fatto che il coseno oscilla quando x tende più infinito. Cioè c'è una successione che va più infinito e sono i blu, sui quali il coseno vale 1. C'è una successione che tende all'infinito e sono i fucsia, sui quali il coseno vale meno 1. Quindi il coseno non può tendere a un certo valore L, perché sennò i due dovrebbero vedere lo stesso valore L al limite. E l'esempio 2 è molto simile. Voglio fare l'esempio 2 e un commento. Molto simile ed è questo, il limite per x che tende a 0 di seno di 1 su x. Qui faccio l'approccio inverso, parto dal grafico e poi vi chiedo di costruire la successione. Come è fatto più o meno seno di 1 su x quando x tende a 0? L'idea è che questo 1 su x lo fa oscillare tantissime volte tra meno 1 e 1. Quindi l'idea è che il grafico sia qualcosa di questo tipo qua. Prima ci sono oscillazioni tranquille, poi man mano che ci avviciniamo, più le oscillazioni diventano violente. Quindi l'idea è che il limite non esiste. Idea, facciamo il limite anche a 0 più, tanto uguale. Il limite non esiste. Il limite non esiste. Come dimostrarlo? Devo trovare due successioni a n e bn che tendono a cosa? Adesso dov'è che il limite non esiste? Qui. Quindi dove becco le oscillazioni? Qui. Quindi devono tendere a 0 più, tali che, se vado a fare il seno di 1 fratto, tali che il seno di 1 su AN e il seno di 1 diviso BN abbiano comportamenti diversi. Beh, l'idea è come fare, come li prendiamo gli A con N? Gli A con N li prendiamo in maniera che il seno faccia, scegliete voi 1 meno 1, 0, è uguale, 0 mettiamo. Quindi gli A con N li scelgo, questi voglio che siano gli A con N, scelgo gli A con N in modo che seno diviso 1 su A con N sia uguale a 0. Cioè come faccio per fare questa scelta? Cioè 1 su A con N, il seno fa 0, pi greco mezzi, pi greco mezzi, il seno fa 0 a N pi greco. Cioè A con N uguale 1 diviso N pi greco. Quindi è chiaro che A con N tende a 0 più, 1 diviso N pi greco, questo tende a 0 più, e seno di 1 su A con N è uguale a 0 e quindi tende a 0. I B con N come li scelgo? In maniera che il seno faccia 1, tipo. Quindi B con N li scelgo così. Vedete che stanno andando a infilarsi anche loro a 0 meno. Scelgo i B con N. Scelgo
i bicon n in modo che seno di 1 su bicon n sia uguale a 1, cioè 1 su bicon n, dov'è che il seno fa 1? Pi greco mezzi più 2n pi greco, cioè bicon n uguale 1 diviso quella roba, 1 diviso pi greco mezzi più 2n pi greco. Quindi è chiaro che b con n tende a 0 più 1 diviso più infinito, 1 diviso più infinito, e il seno di 1 su b con n è uguale a 1 tende a 1. Quindi il limite originario non esiste. Quindi il limite originario non esiste. E per concludere, qualche domanda domande da test. Queste ne troverete tantissime quando farete i test. Che ne so, se A con n tende a 7, allora A2n tende a 14. Vero o falsa? Stupidaggine assoluta. A2n a cosa tende? A 7, perché è una sottosuccessione. Quindi la risposta è falsa. A2n tende a 7 perché è sottosuccessione. Se A2n tende a 7, allora A con n tende a 7. Vera o falsa? Falsa. Potrebbe benissimo non avere limite. L'unica cosa che non può fare è avere un limite diverso da 7, perché se tendesse a 18, allora anche la sottosuccessione potrebbe non avere limite. Non avere limite. Ad esempio, A con n uguale 7 per meno 1 alla n. Cioè, questo mi dice cosa fa sui pari. Sui dispari non ne so niente, può fare tutt'altro. Altra domanda da test. Se A con n tende a 25, allora A n più 3 tende a 25. Vera o falsa? Vera. Sottosuccessione. Se A n più 3 tende a 22, allora A con n tende a 22. Vera o falsa? Questo è un momento delicato. Questa è vera. Ma come? Una sottosuccessione? Non posso dire niente. Sottosuccessione? Finta, ha saltato solo tre termini. Cosa può cambiare? Cioè, posso fare il furbo su cosa? Su tre termini. Con tre termini cosa faccio? Beh, niente. Sottosuccessione finta. E poi il classico dei classici, se a n tende a più infinito, allora coseno di a con n non ha limite. Vero o falsa?
falsa come poche. Potrebbe essere? Cosa vuol dire fare il limite su una successione? Vuol dire pescare di questo coseno che oscilla, vuol dire pescare soltanto alcuni valori, andando a più infinito, ma io li posso pescare in maniera che il coseno faccia sempre 1, che ne so, o 0, o meno 1, o un quinto. Potrebbe essere, ad esempio, essere a con n uguale 2π greco n. In tal caso, il coseno non solo al limite, in tal caso, coseno di a con n tende a 1. Quindi mi raccomando, riflettete su questi esempi, e una volta che avete capito questo, secondo me avete capito tutto, ma fino a che non avete capito questi, non avete capito niente, vale anche la versione duale dell'enunciato. Ecco. Va bene.